Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Harry Potter e il Calice di Fuoco, qua su Vanessa in TV. Oggi iniziamo i tetti di Hogwarts, vediamo un po' cosa ci attende ragazzi, vediamo un pochettino. Attenzione. Se sono un personaggio, allora abbiamo preso, abbiamo fatto Hermione, Ron, adesso torniamo con Harry. Vai. Allora, le figurine, come al solito, non ne abbiamo che ci possono aiutare, quindi niente. Lei neanche. E non so perché queste qua. Cioè, prima o poi capirò come prendere le figurine, perché al momento non ho ancora capito. Ok. Di ritorno, eh? Ci sono ancora molti scudi da raccogliere. Sì, però sta schermata così no, ti prego. Ecco, bravo, gira un po' la visuale. Allora, uno scudo, va bene. Qua. Ah, attenzione. Vai, vai, vai. Perfetto. Ora? No, questo qua volevo farlo ancora. Lancia una fattura su tutti i detector oscuri per ottenere una ricompensa. Ok. Però al momento non ci abbiamo altri detector oscuri oltre a questo qua. Ok, la visuale purtroppo non posso cambiarla, ragazzi, vi chiedo scusa, quindi se vedete che purtroppo è messa male la visuale non ci posso fare niente. Arrampicati sui blocchi. Ok. Quindi immagino di doverli spostare. No. Eh sì, bisogna per forza spostarli. Ok, perfetto. Dobbiamo spostarli sicuramente tutti assieme, tra le altre cose. Wingardium Leviosa! Ok. E naturalmente che abbiamo colpito Ron. Ok. Ottimo. Sì, beh, diciamo che non è messo benissimo, però possiamo migliorare. Sì, Hermione, spostati. Volevo dirtelo, infatti, se ti spostavi, grazie, Hermione. Hermione, spostati. Perché devi stare lì? Ti puoi spostare? Ok. Meraviglioso. La bellezza, vedete ragazzi? Ecco, adesso possiamo, ora che Hermione si è tolta, possiamo finalmente fare le cose per bene. Ok, perfetto. Ora dovremmo forse, se va tutto bene, riuscire a salire. Ok, però non riusciamo a salire più di quel tanto perché... Perché sicuramente questo qua dobbiamo metterlo sopra. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! No, dove caspita va Ron? Cioè, Harry. Prego non cadere da quest'altezza! Harry, dove vai? Cioè, è più forte di loro. Ragazzi, venite qua. Tutte e due. No, che cazzo. Voi spiegatemi perché l'IA deve decidere di andare così. Ok, vai. Ok. Sì, più o meno. Può andare bene anche così. Vai. No. No, perché? Io mi chiedo il perché faccia le determinate cose i nostri personaggi, però va bene. Ok. Però io voglio prendere quello là, esatto. E metterlo un pelo meglio giù. Esatto, proprio lì. Esattissimo. Perfetto. No, è fatto molto a cavolo, ragazzi. Però facendo così riusciamo a farlo. Vedete? Tac, Sì! tac. Allora, sì, però aspettate, vorrei vedere ancora un attimo una cosa. E via coi bug migliori del mondo. Allora, qua ci siamo scesi giù di sotto, ma cosa succede se andiamo da questa parte dove eravamo prima? Perché prima ho visto che c'era anche un'altra strada che andava in giù di qua. Qua sotto, qua dove si va? Cos'è sta? Sentite? Cosa sono quelle di Durmstrang? Sentite? Attira le ricompense? Perché qua non si può... Qua sicuramente bisogna... Wingardium Leviosa!
Ma veramente mi sono autocolpito? Cioè, come ho fatto? Adesso spiegatemi come cazzo l'ho fatto. Ecco. Via 1. Via 2. Via 3. Così sono contenti. E via 4. Oh. Ok. Io non so Ah, esattamente. sì, credo che troverete Vediamo. la prossima creatura interessante. Non lo so, sai, Marocchio. Interessante? Interessante? Non promette nulla di buono. Sì, adesso vediamo però, perché in realtà, nel senso, qua ve l'ho detto, non so bene dove devo andare, quindi. Apri il cancello, con C. Carpe retractum! Datemi una mano, ragazzi, no? Vai, vai, vai. LOL. Ottimo lancio, grazie. Peccato che Ron è rimasto bloccato dentro. È quella lì? Ma che caspita fate? Basta? Eh già, ragazzi, avete visto quel nemico che c'era lì? Eccone, ne stanno arrivando un po', ne stanno arrivando, tra Mister l'altro. Doyle si è mosso? Sì, nettamente di sì, direi. Secondo me hai le visioni. Se lo dici te, Hermione, se lo dici proprio te, va bene. Vai, 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 facciamo proprio ottimo, se riusciamo. Dai, su. Tira di brutto. Ottimo lancio, perfetto, anche così va bene. Se mi dà ottimo va benissimo. Ci spostiamo, ragazzi, bravissimi. No, seguitemi, dai, su. Qualcuno che ha paura come me? No, solo te. Però se vuoi ti diciamo che abbiamo paura anche noi, così sei contento, Ron. Ok, sta parte qua mi sa che è abbastanza lunga come parte, mi sorge il dubbio. Perché vedo che comunque va avanti parecchio. Ok, anche qua dobbiamo fare il Carpe Retractum. Se vuoi fare anche te, Hermione, facciamo veloce almeno, eh. Ottimo. Lancio combinato. E ok. Pullus. Ci sto provando. Lanciamo una fattura. L'abbiamo già fatto. Ottimo. Ottimissimo, direi. Ottimo. Lancio combinato, yeah. Qua intanto abbiamo uno scudo. Ed è ottimissimo, direi, aggiungerei. Dove cazzo era? Ah, dall'altra parte, ok. Ci Maledetto. sono altre di quelle cose. Carpe retractum! Dai, su, vai indietro. Aspetti a far scendere sto cavolo di ponte levatoio. Bravissimo. Maledetto. SSS. Vai, vai, uccidi tutto così qua. E via, basta. Andatevi a spigolare tutti. Venite pure fuori che vi facciamo le chiappe. Niente, basta. Abbiamo seccati tutti. Il problema è che Harry è rimasto come al solito senza vita. Perché naturalmente abbiamo scoperto che ultimamente si rimane senza vita senza problemi proprio. Se ci dessero un po' anche di vita sarebbe bello, però vabbè niente. Non si può aver tutto dalla vita, ragazzi. Attenzione che qua stavamo per cascare. Allora, prendiamo anche questo e facciamo anche scendere giù anche questo. Perché comunque ho bisogno sempre di fare più cose insieme. Sicuramente. Ok, lancio combinato, balla lì. Quindi anche questo è a posto. Poi, tecnicamente noi stiamo andando avanti a palla, stiamo andando avanti. Ecco, un altro di nuovo. LOL.
Ok. Esatto, acqueructo sicuramente prima che ci ritroviamo mille nemici contro che non ce n'ho voglia. Ottimo, lancio combinato, benissimo. Mi piace quando facciamo i lanci combinati così, ragazzi, bravissimi. Però stiamo andando avanti un casino, ragazzi, e io, quello che stavamo facendo prima non l'abbiamo fatto, quindi non so neanche io se conviene. Wow, 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 calmati, eh. Pollus, lol. Wow, attenzione. Ragazzi, non so se continuare da questa parte o meno. Io sto continuando ad andare avanti, però in realtà secondo me qua ci abbiamo da fare dell'altro, anche, cioè. Wow, wow, fermi, fermi. Ecco. Harry è morto male. Tra l'altro, da quello che ho visto, cioè posso tranquillamente proprio. Via, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Perfetto. Vai, Orbis, perfetto. Praticamente gli fa esplodere. È una figata sta cosa qua, che gli fa esplodere così. Mi piace, mi piace. Allora, qua ok. Questo qua, possiamo metterci pure qua e continuare a colpirlo senza problemi. E comunque è veramente molto particolare questo Harry Potter, è totalmente diverso da come uno penserebbe di giocare Harry Potter qua, veramente. Qua secondo me se ci lanciamo moriamo male. Ah, ok, aspetta un po'. Quello là. Accio! Accio non funziona, forse devo usare qualcos'altro. Lancia una fattura su testato di drago per ottenere una ricompensa. Ah, ok. Perfetto. E di qua si va di là di nuovo. E ci prendiamo tecnicamente un altro scudo, che non sarebbe male. Queste cose sono persino peggio dei Dugbog. Eh già, su quello sono d'accordo con te, Ron. Tre scudi ci siamo già presi, ok. Boh, ragazzi, io tornerei un attimo indietro, perché qua secondo me andiamo avanti col gioco. Cioè, pesantemente anche, andiamo avanti col gioco. Quindi vorrei tornare indietro e farci anche la parte che non abbiamo fatto, perché, boh. È un po' dispersiva sta parte, ragazzi, perché non sapete neanche dove caspita dovete andare. Cioè, voi andate tranquilli e boh. Però secondo me è un po' tanto dispersiva sta parte. Avrebbero dovuto metterla, cioè, per dire che fai una cosa, poi va bene, poi fai l'altra, non che tipo, cioè, così diventa veramente troppo dispersiva e non sai che cosa devi fare o dove devi andare. E quello lì è un po' un problema, secondo me, nei giochi di Harry Potter. Perché facendo così, cioè, veramente non sai dove devi andare, cosa fare o altro. Scusate se torno indietro, magari ve lo divido in più parti anche, non è un problema sta parte qua. Però preferisco farvele tutte le parti che ci sono del gioco. Almeno quelle sì. Cioè, voglio comunque portarvi il gioco a 360 gradi, come sempre. Con chi? Ma vieni qua, cosa caspita fai, Ron? Su. Non fare il bambino, Ron. Su, 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 forza, vieni qua. Cioè, gli altri due sono scomparsi. Sono rimasti indietro a fare Carpere Tractum. Così a puffo da soli. Va bene. Aspetta, qua era dove ero prima? Vediamo. No. Ok, qua non ci siamo andati. Quindi va bene. Cosa c'è qua? Qua c'è... boh, un'altra parte ancora. Inizia che è tutto complicato qua dentro. Ok, allora dobbiamo... Wingardium Leviosa! Attivare il Wingardium Leviosa e mandarlo proprio direttamente in laggiù contro. Ottimo. Ottimissimo. Lancio combinato venuto al 100%, vai. Ottimo. Ok, qua ci sono cose strane. Quindi prima io direi sicuramente di fare questi qua. Così almeno siamo tranquilli. Ok, qua acqueructo fatto. Così li facciamo subito tutti e via. E siamo tranquilli. Anche se avessimo bisogno magari di
altre cose o altro, siamo tranquilli a farlo adesso, subito l'acqua è rotta qua. Perché se dobbiamo scappare o altro, cioè, qua vai abbastanza velocissimo, secondo me. Ok, vai. Ottimo. Purtroppo sti visuali così non sono, ragazzi, molto per la quale, ve lo dico già, eh. Cioè, purtroppo non mi aggradano molto le visuali quando cambiano così e non puoi cambiarla tu stesso. Sinceramente, però vabbè, ok, appunto. Perché non vedi quando c'è questa cosa qua. Esatto, bravissimo. Aspettate, vediamo se per caso. Ah, qua posso fare hatch. Ok, ah, bene, così ritorno anche con un po' di vita. Ottimissimo. Acqua eructo, vai, perfettissimo. Non so dove è il prossimo, quindi mi avvicino cautamente prima che mi colpiscano male. Ok. E acqua eructo anche di qua, perfettissimo, a posto. E abbiamo fatto anche questa parte qua. Ma aspetta che faccio. No, accio, vabbè. Sì, vabbè, fai accio, tanto. Prendi un po' di. Due che gelatine in più le prendi intanto. Ok, allora, vediamo un po'. Qua abbiamo anche la final, che adesso probabilmente la prenderemo. No. Non fa niente qua dentro. Ok. Perché non possiamo far niente? Aspetta un po', togli. Forse dall'altra parte devo farlo, che faccio un accio e prendo lo scudo. Diciamo lo scudo tre maghi. Possibile? Questo qui non l'ho fatto prima. Vabbè, visto adesso. Ok, vediamo un po' se da questa parte possiamo fare quello che ho detto io. Cioè, andare di qua e fare accio. Funziona? Accio! Bella, abbiamo preso lo scudo tre maghi, il quarto. Allora, qua secondo me dobbiamo aprirlo. E per aprirlo. Esatto, un Carpere Tractum. Ragazzi, vi spostate, siete sempre in mezzo ai maroni. Oh. Ottimo lancio, grazie. Allora. Qua se ci vengono da una mano. Perché Carpere Tractum? Hermione, vieni a darci una mano. Oh, vedo che esattamente come nel Game Boy, anche qua l'IAF decide un po' lui che caspita fare. Hermione? Hermione? Vieni qua. Hermione? Hermione, vieni qua. Bravissima. Vieni qua, Hermione. Vediamo se ce la fanno a capire che devono venire entrambi qua. No, perché Hermione è ancora là. Sul serio? Secondo me dovresti salirci sopra. Vabbè, ok. Sei riuscito a chiuderla. Brava, Hermione. Brava. Adesso mi dacci una mano, però, magari, eh. Non so perché Hermione voleva chiudere la porta, diciamo, tra virgolette, che non è neanche una porta, è una. Boh, un cancello, praticamente. Hermione ce li ha quei cancelli, non volevo dirvelo ragazzi, ma Hermione è cancellifera. Ha la fobia dei cancelli, ebbene sì. Ok, questo è a posto. Facciamo anche qua. Quello è a posto, sono tre. Allora, quello là sopra dobbiamo prenderlo. Secondo me. E metterlo qua sotto. Poi ci saliamo sopra. No. Ok, perfetto. Poi, no, aspetta. Prendi su il Wingardium Leviosa di nuovo. Tira su, tira su. Non riesce a tirare su degli oggetti bene come vorrei. Ecco. Ecco, perfetto. Perché io, infatti, volevo fare questa cosa qua. Il problema è che non l'ha preso come dovrebbe. Perché infatti la cosa sarebbe farlo venire per bene contro di noi, ma noi siamo lì in mezzo ai maroni e c'ha ragione anche lui che non si muove. Ecco, esatto. Allora, aspetta. Vediamo
Vediamo se riesco in qualche maniera a girarmi. Ok. Sì, no, ma ragazzi, spostatevi, vi prego. Ecco, questo gioco qua già non mi sta piacendo assolutamente, ragazzi, per sta cosa qua dell'IA. Perché è veramente... è in mezzo ai coglioni sempre l'IA, ragazzi, ma sempre in mezzo ai maroni. Cioè, non è possibile che sia così tanto in mezzo ai maroni sta IA. Spostatevi. Toglietevi un po'. Su, su. Niente, non ce la facciamo proprio. Ron è un emerito imbecille. Perché si mette di fermo, naturalmente, e ciccia. Allora, fatemi un po' capire come caspita faccio per far sta cosa, perché veramente diventa complicato salire su di sopra, altrimenti... Allora, dovrei riuscire a salire qua, per poi andare là. Ok. Però per fare questo devo fare così. Perfetto. Fare così. No, ragazzi, dovete venire qua. Spostatevi. Spostatevi da lì. Ron. Hermione, anche te, porco due. Puoi per favore toglierti dalla minchia e non venire dove sono io? Grazie. Perfetto, bravi ragazzi. Avete capito cosa dovete fare. Ok, facciamo salire ancora un po'. Perfetto, vai. Ok, perfettissimo. Perfettissimo, si è messo. Si è messo, perfetto ragazzi, perfetto. Oh, finalmente, finalmente ragazzi, finalmente. Ottimo. Allora, usiamo accio qua. Ah, non scende qua, attenzione. Beh, ma allora aspetta, io potrei anche far così. Questo me lo fa spostare da solo, no? No, perché dovete esserci anche voi. Ma voi non ci siete. Perché non riuscite a salire, naturalmente, conoscendovi. Un bel problema. Loro non riescono a salire. Io non riesco a scendere, però. Sì, bravo, bravo, Harry. Mi è piaciuta sta cosa qua che hai fatto. Wingardium Leviosa! Sì, ma da solo... Cioè, arrivano anche i loro raggi, se vedete, però non sono forti. È un casino. È veramente un casino perché dovrebbero esserci anche loro qua sopra, ma... Cioè, come caspita faccio? Sì, va bene, lancio combinato, va bene, ok, ma quello là sopra come lo prendo? Con tante buone speranze? Muovi il blocco. So pure io che devo muoverlo. Fatemi pensare come fare. Perché praticamente se noi facciamo così non salgono i personaggi. Quindi dobbiamo spostare per forza questo... No, sposta quello lì più vicino. Così tutti i nostri personaggi riescono a salire. È l'unica. Sì, però sali. Ok. Salite, venite da me. Forza, salite. Non c'è un tasto per chiamarli? Ok, Hermione, vieni verso di me. Brava Hermione, perfetto. Ora Ron, sali. C'è un tasto, voglio capire quali sono i tasti per chiamarli. Non c'è un tasto per chiamare loro? Per degli sali? No, eh. Aspetta però, forse con Germio... Ecco. Ecco. Niente, non ce la fanno proprio. Vediamo un po' se magari... Facendo così, non lo so ragazzi, ci sto provando. Sto solo facendo un paio di prove perché qua è veramente complicato capire come fare. Ok. E niente, qua tipo si è messo un po' a cavolo sta cosa.
sto blocchetto si è messo un po' cavolo. Ce la fai a metterti dritto? No. Ok. Così va già meglio. Perfetto. Non mi ci fa andare. Lo sapevo io che non mi ci faceva andare. Non so come fare, ve lo giuro, ragazzi. Sta parte qua, purtroppo, con Hermione e Ron che non riescono a seguirmi, non so proprio dove, cioè come fare a portarli giù. O la devo mettere bene, magari sto cavolo di roccia. Così salgono entrambi. Io ci provo. Se salgono entrambi siamo a cavallo. Ok, ottimo. Proviamo così. Wingardium Leviosa! Ok. Piano però devo fare. Ok. Ron è là, quindi dovrebbe forse seguirmi, spero. Non ti buggare, Ron, ti prego. Su, seguimi. Aspetta, aspetta. Sì. Ci ho fatta bene tutti, veramente? Che cosa è successo? Non ho finito neanche il livello. Cioè, mi ha dato già tutto completato. Adepto. Boh, ragazzi, sto facendo livelli su livelli. Va bene. È successo di tutto e di più, ragazzi. Non so esattamente. Ma non volevo prenderle tutte. A parte che, vabbè, non ho capito neanche come caspita ha fatto. Ma va bene. Ok. Ah, vedete che posso rifarlo, però. Vediamo un attimo. Qua di cose ne ho preso un pochettino. Ah, valutazione adepto non è niente male, anzi. Detettore oscuri 3. Allora, io andrei... Quasi quasi, servono 3 scudi, 3 maghi. Per sbloccare il livello successivo, ok. Però questa me la fa sbloccare. Tecnicamente. Io farei ancora tetti di Hogwarts, ragazzi. Però facciamo così, tanto sarà lungo il video, quindi vi ringrazio ancora di avermi seguito. Ci vediamo nel prossimo episodio, che vado di nuovo nei tetti di Hogwarts, che cerco di capire un po' le cose che non abbiamo ancora fatto. Vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete un mi piace e alla prossima. Ciao a tutti!